Collaborazione fra territori e un'offerta integrata tra turismi diversi. Questi sono solo alcuni punti della proposta turistica Cesenate che ha dato nel 2010 risultati positivi. Ma per continuare questo trend è importante investire in nuovi progetti. Vediamo quali sono. E quali sono i progetti per sviluppare il turismo sulla zona Cesenate da adesso verso il futuro? Sì, i numeri bisogna mantenerli. Noi speriamo addirittura di aumentarli e per fare questo ci muoviamo in due direzioni principali. Una è rendere sempre meglio fruibile l'offerta turistica. Questa sera contemporaneamente stiamo presentando un'iniziativa che si chiama Antiche strade, nuovi percorsi, per allargare oltre al circuito pur virtuoso Malatestiana, biblioteca, Rocca Malatestiana e Abbazia del Monte, per inserire un po' tutto il centro storico della città in itinerari che spieghino, che vengono spiegati in modo che non ci sia necessario poi che anche il turista fai da te, come viene definito comunemente, abbia bisogno di una guida. Questa diciamo è la prima direzione e come dicevo partiamo proprio oggi con questi percorsi che verranno poi proposti alla città domenica prossima. Per quel che riguarda invece l'altra direzione è quella di allargarci anche territorialmente, cioè di coinvolgere sempre di più i comuni e anche i borghi che sono tutto attorno a Cesena, che sono in gran parte del territorio provinciale, che sono di una ricchezza incredibile e che non sono ancora stati abbastanza promossi, e in questa direzione naturalmente bisogna rendere fruibili, perché l'offerta turistica è quella che consente la fruibilità, cioè una bella pieve è bella in sé, ma se poi nessuno la può visitare e capire la ricchezza storica e artistica che ha, non è un'offerta turistica. Noi cerchiamo di trasformare quanto più possibile parte del territorio in un'offerta turistica vera e propria.